Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina dal lunedì al venerdì con Rick Dufer. Osservati. Guarda come apprendi, non dico una notizia come tuo figlio è morto, come la sopporteresti, ma come apprendi che il tuo olio è stato versato o che hanno bevuto il tuo vino. Vorrei che qualcuno, avvicinandosi a te mentre sei così alterato, ti dicesse questa sola cosa. Filosofo, a scuola tieni un altro linguaggio. Perché ci imbrogli? Perché dici di essere un uomo quando sei un verme? Vorrei stare presso uno di questi filosofi mentre fa l'amore, per vedere come si sforza e che parole pronuncia, se rammenta di essere un filosofo, se rammenta i discorsi che ascolta, che ripete o che legge. Bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito e ho voluto cominciare da una citazione questa mattina, una citazione tratta da Epitteto, dalle sue meravigliose diatribe. Ho comprato l'edizione Bompiani in questi giorni e me la sto proprio gustando, meravigliosa. E ovviamente in una settimana che un po' è stata segnata dallo stoicismo in cui abbiamo parlato di come riuscire a comandare le passioni, come utilizzare le proprie facoltà per capire cosa posso comandare e cosa invece mi comanda, e per Epitteto la filosofia è proprio quella cosa lì, discernere ciò su cui ho potere da ciò su cui non ho potere. Ecco, dopo questa settimana, e anche in realtà l'argomento di ieri quando abbiamo parlato di Maniac, in parte abbiamo parlato lateralmente di stoicismo, la capacità di domare la folla di voci che alberga e scalpita dentro di me. Dopo questa settimana non potevo non proporvi un argomento dello stoicismo e in particolar modo di Epitteto. Cosa ci dice in questo brano il filosofo greco? Beh, ci dice che se un filosofo è abituato ad ascoltare, a leggere, a fare certi tipi di discorsi nel suo mestiere, cioè nella filosofia, non c'è nessun motivo per cui non debba adottare lo stesso linguaggio, tono e lo stesso modo di agire, lo stesso atteggiamento anche nella vita di tutti i giorni, anche al di fuori di quello che è il suo mestiere. Sapete, quando in passato lessi questo aforisma, mi colpì molto perché mi accorsi di quanto ricadevo in questa denuncia di Epitteto, che non è affatto una denuncia di tipo moralista. Cioè, Epitteto non sta dicendo il filosofo è migliore e quindi quando fa l'amore non può dire porcherie, non può bestemmiare se cade qualcosa per terra, non può imprecare se qualcuno lo fa incazzare. Non è moralismo quello di Epitteto. Quello di Epitteto è un discorso che si correla molto al podcast, all'episodio di Daily Cogito pubblicato lunedì scorso, cioè la capacità di discernere ciò su cui ho potere e ciò su cui non ne ho. E un po' tutta la filosofia di Epitteto è imperniata su questo problema. Quando io subisco o sono causa di qualcosa di nefasto nella mia vita, ho pochissime cose su cui effettivamente posso agire. Per esempio, l'altro giorno ho rovesciato del sale grosso. Ho rovesciato in maniera comica del sale grosso, ecco che anni fa probabilmente avrei cominciato a imprecare in maniere brutali. Si è versato sale grosso per tutta la cucina, sotto lo sguardo atterrito e divertito di Arianna, ovviamente, che poi mi ha preso per il culo per un bel po' di tempo. Ecco, anni fa avrei cominciato a imprecare. Perché avrei cominciato a imprecare? Perché avrei puntato l'attenzione su cose su cui non avevo il controllo e avrei tralasciato cose su cui avevo il controllo. Quali sono gli elementi su cui non avevo il controllo? Beh, l'evento del sale che cade. Ormai è già avvenuta quella cosa lì. Non posso far tornare indietro il nastro del tempo. Non posso rimettere il sale dentro la scatola. Non posso evitare che il danno avvenga, perché è già avvenuto. Su cosa invece avevo effettiva possibilità di azione? Beh, sulla mia reazione. La mia reazione anni fa
sarebbe stata fuori controllo. Beh, vabbè, non avrei spaccato casa, però probabilmente mi sarebbe scappata qualche parola abbastanza pesante. Mi sarei scaldato e probabilmente avrei passato un quarto d'ora di nervosismo. Mentre pulivo il disastro fatto, avrei continuato a imprecare. Dai, guardiamoci negli occhi, anche se non si può in un podcast, ma guardiamoci nelle orecchie allora, o ascoltiamoci nelle orecchie e diciamocelo. Quante volte ci capita che un evento nefasto, e non tanto nefasto, ma un disguido, un fastidio accade e noi ci lasciamo andare alle peggiori imprecazioni. Gioco alla PlayStation, gioco a Dark Souls e muoio in una maniera stupida. E si comincia a imprecare e tutti i santi del paradiso vengono chiamati in causa, eccetera, eccetera. Capita molto spesso questo. Ecco, Epitteto con questo brano ci dice: guarda che su quella cosa lì tu hai potere. Cioè, puoi agire in maniera non da modificare gli eventi accaduti, non lo puoi fare quello, però puoi agire sul tuo atteggiamento nei confronti di qualcosa che già è irreversibile. E perché questo? Per tantissimi motivi, però diciamone uno in particolare. Perché se io dopo quell'evento non imparo ad agire su ciò su cui ho potere, e invece mi convinco di poter agire su ciò che mi ha in suo potere e quindi non agisco sulle cose su cui dovrei agire, sarà più facile che in futuro io ricada nello stesso errore. Se impreco, reagisco in maniera istintiva, di pancia, violenta di fronte a un evento del genere, non sto imparando nulla da quell'evento, non sto ragionando in maniera lucida e quindi mi sto esponendo a un'ulteriore caduta nell'istinto, quindi a un futuro ulteriore errore. Se invece io punto l'attenzione sulle parti di quell'evento nelle quali ho voce in capitolo, quindi per esempio è in realtà soltanto il mio atteggiamento, allora non solo potrei, come mi è successo 2 giorni fa, ridere dell'evento che è appena successo, perché a un certo punto, quando impari a domare quelle passioni che rompono di fronte alla sventura, magari ti diverti pure nell'osservare quanto sei stato coglione di fronte a quella cosa. E quindi non solo agisco, anche perché no, in maniera da non dare agli altri un'immagine di me completamente distorta dalla rabbia, dall'istinto, dalle imprecazioni, ma anche per avere la capacità e la lucidità di non ripetermi in quell'errore, perché quando accade una sventura di cui io sono artefice, se ho la lucidità di frenare la mia reazione istintiva, è probabile che avrò maggiori capacità e possibilità di imparare da quell'errore. Ecco allora che perdiamo quel moralismo che per esempio l'illuminismo ha fatto proprio. Perché Voltaire e D'Alembert e tutti quelli di quella cricca così simpatica dicevano che non bisognava bestemmiare? Beh, per loro non bisogna bestemmiare perché? Perché si offende la sensibilità altrui. La bestemmia, l'imprecazione potrebbe offendere la sensibilità di qualcuno che ci ascolta, potrebbe proiettare un'immagine di noi che non è conforme a quello che siamo e quindi esporci anche, perché no, al pubblico ludibrio, a un'immagine che non vorremmo proiettare di noi e quindi la nostra reputazione ne verrebbe devastata, eccetera, eccetera. Questo è un atteggiamento un po' moralista, che non ha un senso pratico, o perlomeno ha una dietrologia. Io non bestemmio non perché riconosco una vera utilità nel non bestemmiare, ma perché in questo modo riesco a proiettare un'immagine più conforme a quella che voglio. Questa cosa Epitteto la mette come un plus del non lanciarsi nelle imprecazioni di fronte agli eventi e alle sventure, ci mancherebbe. Ma il punto davvero fondamentale è diverso. Il punto fondamentale è che le imprecazioni, le bestemmie, il momento in cui mi lascio trascinare dall'istinto in reazione a una sventura, quello è un momento in cui io sto disimparando a ragionare. Cioè in quel momento io non solo mi sto avvicinando di più appunto alla parte bestiale, istintiva, di pancia, irrazionale, che comunque rimane sempre dentro di me. Non è che se smetto di bestemmiare non ce l'ho più quella cosa lì, ma se smetto di imprecare di fronte a una sventura
in realtà sto imparando a gestire meglio le cose su cui ho potere, cioè me stesso, il mio atteggiamento, la mia risposta, la mia reazione di fronte alla sventura. E quindi mi sto mettendo in disposizione di imparare qualcosa da quell'evento, qualcosa in più rispetto a chi invece si incazza come una bestia quando versa il sale. E quindi sarà meno probabile che mi riaccada in futuro. Questa è una cosa molto molto pratica e ovviamente l'ho già detto lunedì, ma non rimarcherò mai abbastanza quanto in realtà lo stoicismo sia una filosofia pratica come mai più nel corso della storia abbiamo avuto. Mai nessuna corrente filosofica è stata così pratica quanto lo stoicismo. Questo forse è il motivo per cui lo stoicismo resiste a tutti i cambiamenti del tempo e ancora oggi abbiamo degli stoici contemporanei, magari un giorno ve ne parlerò pure. Quindi la cosa fondamentale che Epitteto fa emergere è questa: se ti capita qualcosa di sventurato, riconosci ciò su cui puoi agire, perché se riesci ad agire su ciò su cui hai potere, quindi il tuo atteggiamento, la tua reazione, la tua emotività, allora stai rendendo possibile evitare in futuro un evento simile. E questo credo sia molto molto importante. Come si raggiunge questo? Perché tanti dopo il podcast di lunedì mi hanno chiesto ma come faccio a limitarmi nelle passioni positive e negative? Beh, questo lo si fa con la prima parola che Epitteto scrive nella lettura che vi ho proposto: osservati. Come si fa a osservarmi? Beh, prendendomi il giusto tempo per farmi l'esame di coscienza alla fine della giornata. E da questo punto di vista non posso che consigliarvi la lettura di un altro stoico, ovvero Marco Aurelio, il quale scrive i suoi pensieri sempre alla fine della giornata, perché alla fine della giornata l'uomo deve avere il coraggio di fermarsi e osservare il proprio operato in maniera onesta e lucida, il più possibile ricostruendo il modo con cui ha agito in relazione con gli altri, di fronte ai propri doveri, come ha reagito di fronte alle sventure e alle cose felici, al fine, il giorno dopo, di avere maggiore consapevolezza. Ecco, io credo che lo stoicismo ci dia veramente dei piccoli passi da seguire ogni giorno. E se leggerete Epitteto, io vi metto il link in descrizione per le sue diatribe, vi linko l'edizione Bompiani, che è meravigliosa, e però costicchia, ragazzi, perché c'è il testo greco a fronte, c'è un commentario meraviglioso, è un'edizione di livello, ma se ne trovo altre che conosco ve le linko sotto. Quindi leggetelo, avvicinatevi a questo tipo di pensiero perché ci serve per la vita quotidiana, per migliorarci. E io dagli stoici ho imparato a domare alcune delle mie cose. Per me è stato difficile perché io sono una persona molto istintiva, molto, molto entusiasta, molto euforica, sono estremamente emotivo in moltissime cose. È un difetto enorme, tendo a sovrastimare sempre i buoni risultati raggiunti. E quando sovrastimavo questi risultati, senza rendermene conto, cadevo in un sacco di danni. E da quanto mi sono accorto di questo, da quando ho imparato a razionalizzare, cioè a stimare in maniera comunque sempre lucida i miei risultati, beh, allora quei risultati hanno cominciato a ripetersi e sono molto meno in preda al caos. Ovviamente questa non è la soluzione a tutto, ma ci dà alcuni passi da compiere per migliorare la nostra vita e la relazione con gli altri. Io con questo ho concluso anche questa settimana di Daily Cogito. Io vi ricordo che oggi, anzi questa sera alle 18, sarò a Napoli per la presentazione del mio Elogio dell'Idiozia presso la Mondadori Bookstore e vi aspetto sul mio sito riccardodalferro.com, trovate tutti quanti i link e le informazioni, e domani sarò ancora a Napoli per il seminario L'Intelligenza Idiota presso Ambasciata, che è un locale dove abbiamo prenotato una sala per tutto il giorno dalle 10 alle 18. Sarà una bellissima occasione di conoscenza e approfondimento, quindi non mancate. Infine, domenica sarò a Roma presso la libreria Teatro Tlon per una conferenza dal titolo Comfort Throne, ovvero come la filosofia ci fa uscire dalle nostre zone di comfort. È una conferenza in cui parleremo anche di stoicismo e di tante altre cose interessanti.
Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per tutti i commenti, le condivisioni che mi mandate ogni giorno, è bellissimo. E continuiamo così, davvero, mi sto divertendo tanto e spero che lo stesso valga per voi. Io vi abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.